Noi come Movimento 5 Stelle non siamo contrari alla possibilità di dare una risposta urgente a questa richiesta. Viceversa, riteniamo che proprio per rispondere velocemente a questo bisogno, il Comune avrebbe potuto investire la sua parte di spesa non per nuove costruzioni, ma per la manutenzione di quegli alloggi indisponibili perché inagibili. Così, se si fosse provveduto subito, quando questo percorso è nato, avremmo già oggi almeno la stessa quantità di abitazioni da assegnare rispetto a quelle che verranno costruite. Inoltre, la logica con cui verranno dislocati rafforzerà la creazione di zone ghetto, problema evidente sotto gli occhi di tutti. Altro aspetto, secondo noi non trascurabile, è la classe energetica dei nuovi edifici, per nulla al passo coi tempi, e che vedrà gli inquilini costretti a costi di mantenimento che oggi si potrebbero ridurre di molto. Come sapete, siamo contrari al consumo di suolo, qualsiasi, e il nostro voto a questa delibera sarebbe stato contrario, ma vista la valenza sociale del contratto ci asterremo. Potremmo dire che il nostro voto non è tanto la proposta di questa giunta, ma ad un modo consueto delle amministrazioni di risolvere il problema della necessità abitativa, nell'auspicio che le riflessioni nate da questo dibattito siano realmente costruttive. Grazie. Non siamo fatti.